Siamo a San Paolo, siamo venuti a testare il percorso della prossima gara di Orobie Cup 2012, primo di aprile, domenica prossima, gara organizzata dall'MTB San Paolo. Devo dire che Quirino e soci hanno già fatto un ottimo lavoro, il percorso è completamente segnato, percorribile, e vi consiglio, venite a provarlo perché sono stati fatti dei cambiamenti importanti rispetto all'edizione 2011, soprattutto nella fase centrale è stato tolto un pezzo nel prato, se ricordate, dove era quasi sempre da spingere, mentre adesso hanno inserito un single track pianeggiante molto divertente e un pezzettino in una pietraia da fare presumibilmente a piedi. Probabilmente solo i primi davanti riusciranno a completarla in bicicletta, mentre noi dietro quasi sicuramente, come già vi dicevo, la faremo a piedi. In questo momento io e Roberto, che oggi sostituisce Battista, siamo nel punto più alto della gara di San Paolo. Ecco, intanto vedete, Roberto vi sta facendo vedere il panorama. Siamo in località Villa Bronzieri e questo è il GPM di giornata e vi stiamo mostrando quella che è la salita più ripida, più impegnativa del tracciato. È una rampa di lancio, non è lunghissima perché saranno circa 700-800 metri, forse arriviamo al chilometro scarso, ma è veramente, veramente impegnativa. Ricordatevi, a San Paolo sono due giri per le categorie dei master, mentre esordienti ed allievi percorreranno un giro solamente. A voi adesso il resto della lettura dell'articolo che noi stiamo preparando e non mi resta altro che invitarvi a domenica prossima a San Paolo d'Argon per la terza prova di Orobie Cup 2012. A voi!